Bentornati, benvenuti, notizie al volo, tre notizie principali, sondaggione, no, sondaggione no, memini in HD, no, quelli tu, dai, sì, ci siamo, vai, parti, 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 ce l'ho, parti. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi dopo 2 settimane di assenza. Oggi ci sono parecchie notizie di cui parlare, tra cui i piani di produzione di Switch per il 2021, il possibile arrivo di un'icona Nintendo su Fortnite e una collaborazione tra Sony e Discord, ma non solo. Prima di iniziare però, ora più che mai ho bisogno del vostro aiuto per ripartire al meglio con il canale. Quindi, se vi piacciono i miei video, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, magari lasciando un like e iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche, o perché no, seguendomi su tutti gli altri social. E vi aspetto anche nei commenti, mi raccomando. Poi c'è anche Ko-fi con i memini in HD, ma questa è un'altra storia, ne riparliamo un'altra volta. Dai, su, iniziamo! Iniziamo con qualche notizia da trattare al volo. La settimana scorsa sono usciti sia Pokémon Snap che Returnal e i loro dati di vendita iniziali sono a dir poco sorprendenti. Non me ne vogliano i nostalgici del rail shooter apparso su Nintendo 64, ma avevo parecchi dubbi sul potenziale appeal che un titolo come New Pokémon Snap avrebbe potuto esercitare sul pubblico di oggi. I numeri per ora mi smentiscono e Snap, contando anche solo le copie fisiche, è in cima alle classifiche di vendita del Regno Unito. Un risultato che, sarò sincero, mi lascia abbastanza sbigottito. Per contestualizzare al meglio questi dati, Snap ha venduto 4 volte tanto il suo predecessore e ben 2,5 volte in più del remake dello spin-off Pokémon Dungeon uscito lo scorso anno. Ottimi risultati anche per Returnal, che nonostante l'esigua base installata di PS5 e il prezzo di certo non invitante, si posiziona al secondo posto anche al di sopra di un colosso come Super Mario 3D World. E di questo sono felicissimo, Poracci, perché dopo circa 20 ore di gameplay collezionate negli ultimi giorni, per me Returnal è uno dei potenziali GOTY di questo 2021. Magari ve ne parlerò per bene in un video dedicato. E a proposito di sorprese, dal nulla è stato finalmente pubblicato un nuovo video di gameplay di Baldo, uno dei titoli indie più attesi in assoluto per Nintendo Switch e non solo. Il video, che potete trovare sul canale di IGN, conferma le impressioni iniziali. Ci troviamo di fronte a un action RPG dalla direzione artistica particolarmente ispirata, che se nel gameplay non può non ricordare la serie di The Legend of Zelda, stilisticamente si ispira alle produzioni dello studio Ghibli. Peccato che il lavoro degli italiani in Upsteam presenti ancora qualche incertezza a livello tecnico e realizzativo, nonostante il tempo passato in assoluto silenzio. Purtroppo la pandemia deve aver reso complicato lo sviluppo anche di produzioni medio-piccole come questa. In ogni caso, recuperatevi assolutamente il video in attesa di scoprire la data di uscita. Bene, poracci, dove eravamo rimasti? Con Nintendo è ormai chiaro che per annunci di un certo calibro dovremmo aspettare il periodo di giugno e dell'edizione digitale delle 3 2021, ma nonostante questo le speculazioni non si fermano di certo. E questa volta vengono direttamente dal Giappone e riguardano le strategie produttive dell'azienda giapponese per quanto riguarda il prossimo anno fiscale. Secondo la rivista Nikkei, infatti, Nintendo avrebbe intenzione di aumentare la produzione di console rispetto al precedente anno fiscale, che ricordiamo si è chiuso con la distribuzione di ben 24 milioni di unità, un record già di per sé impressionante che vedeva un incremento di un terzo sull'anno precedente. Ora, a quanto pare, l'azienda giapponese starebbe chiedendo alle fabbriche che si occupano di produrre le componentistiche per Nintendo Switch di incrementare i ritmi produttivi, con l'obiettivo di toccare i 30 milioni di unità distribuite entro marzo 2022. Nintendo quindi sarebbe sicura che la crescita esponenziale delle vendite di Switch non subirà alcuna flessione, anzi, il che però ci deve far riflettere su una cosa: come può l'azienda di Kyoto raggiungere un obiettivo del genere? In fondo, il 2020 di Nintendo ha subito una spinta notevole dalla pandemia e dalla quarantena, uno scenario tragico, dove però una console come la Switch, unita ad Animal Crossing, sono diventate quasi un antidoto necessario per non pensare a quanto fosse tragica e vuota la propria quotidianità. Come può il 2021 essere ancora più proficuo? Beh, Nintendo avrà sicuramente bisogno di titoloni pensati per trainare le vendite, ed è per questo che mi aspetto da giugno in poi una sequela di annunci di un certo peso. Nikkei si sbilancia anche sulla possibilità di una Switch Pro, a cui Nintendo, come da copione, ha risposto con un secco no comment. Che dire, siamo alle solite. Sono ancora convinto al 100% che la Pro prima o poi uscirà,
A questo punto però potrebbe essere ancora lontana secondo i piani di Nintendo. Staremo a vedere, insomma, ma secondo voi in questo 2021 Nintendo riuscirà a migliorare i risultati dell'anno precedente? Se si parla di titoloni attesi dalla fanbase, tra questi c'è sicuramente Metroid Prime 4. Ma siamo sicuri che sia un titolo in grado di diventare un system seller come Super Mario, Animal Crossing o Zelda? Questa è una domanda che mi è venuta in mente dalle recenti scoperte emerse da dei documenti interni ad Epic Games. Vediamo perché. In seguito al processo giudiziario che vede Apple contrapposta ad Epic Games, sono stati resi pubblici alcuni documenti pensati inizialmente per essere interni alle società. Tra questi spicca una presentazione datata a giugno 2020, incentrata esclusivamente su Fortnite e i piani di espansione del brand. Da dicembre 2020, infatti, sono state aggiunte alcune figure iconiche del gaming all'interno del Battle Royale, nomi come Kratos e Master Chief, che appaiono anche in questa presentazione. Sfogliando queste pagine, sono tantissimi i volti noti che l'azienda avrebbe intenzione di proporre, ma che evidentemente non sono riusciti ad includere, almeno per ora. Tra un Naruto e uno Snake Plissken figura anche Samus Aran, indice che probabilmente Epic Games si è entrata in trattativa con Nintendo per aggiungere la cacciatrice di taglie al roster di Fortnite. Uno scenario che potrebbe far infuriare molti e che probabilmente non vedrà mai la luce. Non dimentichiamoci però collaborazioni improbabili come quella con Rocket League, ma che tutto sommato sono sicuro non avrebbe fatto che bene al brand di Metroid. Credo che ad oggi siano in pochi, soprattutto tra i giovanissimi, ad avere un ricordo vivido delle avventure di Samus, e una collaborazione del genere avrebbe sicuramente riacceso l'interesse nei confronti della saga, stimolando quantomeno la curiosità di andarsi a cercare l'origine del personaggio. Insomma, se Nintendo vuole veramente lasciare un impatto con Prime 4, al di là del valore del gioco in sé, avrà bisogno di rivitalizzare seriamente la serie, reintroducendo il pubblico gradualmente a Metroid, e non credo che una ipotetica Trilogy Collection possa essere abbastanza. Voi avreste gradito l'arrivo di Samus su Fortnite? E per chiudere, poracci, parliamo di un colpaccio fatto da Sony che, dal nulla, interrompendo la serie di collaborazioni impressionanti che sta collezionando Microsoft, ha stretto un accordo molto importante, una partnership con Discord. Sony ha infatti annunciato di aver fatto un investimento minoritario nella compagnia, che porterà delle integrazioni tra Discord e l'ecosistema PlayStation a partire dal prossimo anno. Il presidente Jim Ryan ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è di avvicinare insieme l'esperienza di Discord e della PlayStation su console e mobile a partire dal prossimo anno, permettendo ad amici, gruppi e community di interagire, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano insieme. I nostri team sono già al lavoro per connettere Discord con l'esperienza social e di gaming presente su PlayStation Network, un miglioramento che si inquadra perfettamente nell'ottica di gaming social che già la dashboard di PS5 permette di portare avanti, un'integrazione che renderà ancora più fluido e coerente il multiplayer del PlayStation Network. Poi diciamocelo, è un colpaccio soprattutto perché questa collaborazione arriva dopo il no rifilato alla proposta di acquisto di Microsoft, che aveva messo sul piatto ben 10 miliardi di dollari per acquistare Discord nella sua interezza. Insomma, non sempre i soldi di Phil Spencer riescono a comprare tutto, tutto, tutto. E Nintendo? Quanto potrebbe giovare da una collaborazione con Discord? Sul serio, visto che l'azienda di Kyoto non si decide a migliorare l'infrastruttura online, perché non annunciare una cosa del genere? Come scenario, secondo voi, potrebbe avere senso? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio non solo per essere arrivati fino in fondo, ma per esservi ricordati di me e per essere tornati sul TG Poro anche dopo 2 settimane di assenza. Tra l'altro sta per iniziare un periodo molto interessante, perché con l'avvicinarsi delle E3 ci saranno tante speculazioni, rumor e notizie riguardanti il mondo dei videogiochi, e spero che deciderete di seguirle ancora una volta qui con me. Non mi resta che darvi appuntamento a domani e al prossimo video. Io sono il Poro Returnal, Michele is back, ciao! No, c'ho tutto qua, tutto, va, parti, parti, parti.